Ho ricevuto questa domanda. Caro signor Amodeo, mi vuole spiegare perché cavolo calcola l'anno luce prendendo tutte e tre le dimensioni spaziali, quando basta e avanza una sola? Non devi mica calcolare il volume, sa? Ergo, basta solo un cavolo di dimensione spaziale. Ecco, io questo video l'ho intitolato Spieghiamo cosa sia l'anno luce e a Serafino Massoni cosa è lo spazio-tempo. Nel video io spiego due cose, non spiego solo cos'è l'anno luce. L'anno luce, convengo con te, è una dimensione di spazio che è misurata con la durata in cui è un anno, la luce avanza percorrendo una certa distanza in linea. Ma io, dovendo spiegare che cos'è lo spazio-tempo, mentre il tempo è una dimensione sola, nel tempo di una dimensione sola, noi abbiamo un fenomeno in cui il tempo avanza simultaneamente in tre dimensioni, x, y e z, e determina un volume. Infatti una linea è l'astrazione di un volume e lo misura solo in lunghezza. Una linea di per sé, quindi se vogliamo sapere che cosa sia, anche una linea a tempo, dobbiamo sempre metterla in relazione al suo insieme. E poiché occorrono tre linee perpendicolari per determinare il tutto, una linea sola del tutto, anche quando è una linea a tempo, misurata con la velocità della luce, è sempre un terzo del tutto espresso da tre perpendicolari linee. Ecco che quindi se vuoi spiegare cosa sia in assoluto una linea, non essendo una cosa compiuta in sé, ma soltanto l'estrapolazione terza di un qualcosa che esiste unitariamente come il volume, e da tre linee che lo compongono, ecco che ogni linea, anche la linea tempo, deve essere richiamata al suo tutto, perché una sola cosa, quando è parte di un tutto, se la vuoi spiegare, la devi riferire al tutto. Altrimenti, se io volessi dire quanto sei alto tu, potrei dire, certo, è alto 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m e definire la tua altezza, con la quale cosa io ho definito di te solo una delle cose e non ho definito te. Per definire te dovrei esprimerti tutto e riferire a questo tutto poi la tua altezza e si saprebbe di chi è l'altezza. Se non si sa di chi è l'altezza e dico 1,70 m, io non sto riferendo te, perché 1,70 m è anche quel muro lì, è anche quella scala lì, è anche un armadio. Ecco, per riferire proprio la linea a te, io prima devo definire te e dopo devo, rispetto a te, dire che l'altezza di te è quella lì. Ecco, ci siamo capiti?